Consigliere Mariani, abbiamo sentito un quadro generale del servizio Areu, naturalmente è un servizio utile ai cittadini, ma per i medici per esempio perché è utile? Beh, in primis è utile per i cittadini, sia chiaro, questo mi sembra evidente e ho anche espresso la mia stima nei confronti di questa associazione che tra l'altro si sta espandendo anche in altre regioni italiane, specie al sud. Per i medici è importante perché a parte i medici che operano all'interno di questa associazione, che tutti sono specializzandi oppure già specializzati in genere in anestesia e rianimazione, è importante perché ogni minuto che si guadagna nel soccorso di determinati pazienti traumatizzati significa molte più possibilità di vita e di conseguenza significa anche che quando il paziente arriva in ospedale i medici stessi hanno, diciamo, delle armi in più da spendere per curare in termini di interventi chirurgici, in termini di manovre internistiche, chiamiamole così, per curare questi pazienti. Ecco, abbiamo sentito che è importante anche però il supporto dei cittadini, per esempio nel caso dei 10.000 defibrillatori presenti è stato detto che anche i cittadini è bene che sappiano usarli e che sappiano fare anche l'intervento cardiopalmonare, insomma, il massaggio cardiopalmonare. Il supporto dei cittadini certamente è importante perché per quanto il soccorso sia veloce, siamo nella media di 11 minuti, però non in tutte le zone della regione è possibile una velocità di questo tipo e di conseguenza se pensiamo che ogni minuto, come oggi confermava il Presidente di Areu, significa 10% di possibilità in meno quasi di vita, è evidente che un intervento immediato col defibrillatore, ove necessario, del cittadino qualificato che abbia fatto un corso, è evidente l'importanza, specie in centri sportivi, centri ma anche per anziani, comunque tutte quelle postazioni frequentate da parecchie persone. Pensiamo, non so, a manifestazioni sportive di grande richiamo di pubblico, per cui l'intervento immediato è assolutamente non utile ma indispensabile. Quindi secondo lei bisognerebbe fare delle campagne più di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per magari contribuire? Ma sicuramente più se ne fanno e più cittadini vengono istruiti meglio è. Questo lo fa la Areu, lo fa la CRI, lo fanno anche altre associazioni e questa è la strada da seguire a tutti i costi. Più cittadini abbiamo istruiti da questo punto di vista, meglio sarà in futuro. Per finire, abbiamo sentito anche l'uso delle tecnologie, quanto possono essere utili, si parla di droni anche per il soccorso alpino. È una cosa interessantissima, droni per il soccorso alpino, teniamo presente che tante volte il soccorrere in determinate zone è pericoloso anche per gli stessi soccorritori e avere una tecnologia del genere che ti segnala in modo più preciso dove intervenire, in poche parole dov'è la persona da aiutare, non può essere altro che utile, se non indispensabile a volte, perché lo sentiamo anche spesso in televisione, a volte è difficile trovare la persona traumatizzata da aiutare.